Ciao a tutti, oggi sono qua per fare un nuovo tag. Sono stata infatti taggata dalla dolcissima Rita del canale Rita Books and Dream, se non sbaglio. Comunque vi lascerò il suo canale e il suo video qua sotto in descrizione. Il tag in questione è tutto a tema Giappone, o meglio Asia. Infatti si chiama Lovers of Asia Tag. Le domande sono ben 12, quindi direi di iniziare subito. La prima è: quando e come è cominciato il tuo amore per il Giappone / la Corea? Io purtroppo non conosco tantissimo la Corea, quindi in questo caso risponderò a tutte le domande inerenti nello specifico al Giappone. Per quanto riguarda quando è cominciato il mio amore, direi probabilmente in terza o quarta liceo, perché una mia amica mi ha portato per la prima volta a una fiera del fumetto, mi ha fatto scoprire il mondo del cosplay, degli anime, dei manga, e è stato amore a prima vista. Io già amavo particolarmente le tradizioni, la cultura giapponese, però non in maniera così ossessiva come magari adesso, ed ero anche abbastanza ignorante in merito. Diciamo che da quegli anni ho incominciato a informarmi meglio al riguardo, ho iniziato a leggere qualcosa su tali argomenti, ho incominciato a partecipare alle fiere del fumetto, a leggere fumetti giapponesi, e una cosa tira l'altra. 2. Segui la musica giapponese, coreana? Se sì, qual è il tuo artista o gruppo preferito? Ascolto sporadicamente delle canzoni J-pop, non ho però artisti o band preferiti. 3 anni fa, se non di più, ero in fissa con una canzone delle E-Girls, che è un gruppo tipo enorme, è tipo la fusione di più gruppi J-pop o qualcosa del genere. Comunque sono tantissime ragazze che non cantano tutte, alcune cantano, alcune ballano, e la canzone adesso non mi ricordo come si chiama, però la cercherò poi nell'iPod e ve la lascerò qua sotto in descrizione. Terza domanda, segui anime o manga? Ovviamente sì. Il tuo preferito? È difficile scegliere un solo preferito per quanto riguarda anime e manga, perché io in realtà ne ho tantissimi e non saprei decidermi, quindi magari vi dico qualche titolo che magari vi sarà anche familiare, perché ne parlo spesso qua sul canale. Mi piace moltissimo l'Attacco dei Giganti, sia il manga che l'anime. Toradora, un anime che mi è piaciuto tanto. Code Geass, un altro anime che mi è piaciuto tantissimo. Os Club è uno dei miei manga preferiti di sempre, come Orange, come Monster di Urasawa. Ormai vi ho fatto una testa tanta così, ma ho intenzione di rileggerlo a breve, quindi ci tengo a citarlo per questo. Quarta domanda, sei mai stato in Giappone o in Corea? Purtroppo no, anche se mi piacerebbe tantissimo. Se no, dove vorresti andare? Cosa vorresti vedere? È difficile rispondere a questa domanda, perché a me piacerebbe andare ovunque e vedere tutto del Giappone. Non mi piacerebbe tanto vivere in Giappone, però mi piacerebbe andare tipo periodicamente in Giappone e visitarla man mano tutta, perché ci sono in realtà tantissime cose che mi piacerebbe vedere. Innanzitutto, come prima meta, forse mi piacerebbe andare a Tokyo, perché è quella che ho visto di più in film, libri, anime e manga, quindi mi piacerebbe visitarla e vederla con i miei occhi. Poi, da quando ho visto Your Name, sento che c'è anche un legame abbastanza spirituale fra me e Tokyo, però mi piacerebbe vedere anche le zone più rurali, sempre per via di Your Name, ma anche per i tantissimi video e film che ho visto al riguardo. Quinta domanda, andresti mai a vivere in Corea o in Giappone? Ho più o meno risposto prima dicendo che no, non mi piacerebbe molto vivere in Giappone, e dopo capirete per quale motivo, però mi piacerebbe appunto andarci spesso in vacanza. Sesta domanda, se avessi la possibilità di trasferirti in Giappone o Corea, in che città ti piacerebbe vivere, che lavoro ti piacerebbe fare? Allora, probabilmente mi piacerebbe andare a vivere a Tokyo, proprio per... c'è tipo l'appartamento di Taki, se avete visto Your Name capirete, è un po' il mio sogno in questo momento, perché ogni settimana / mese cambio idea su dove mi piacerebbe andare. In questo momento preciso sono fissata con Tokyo, anche se è una zona abbastanza scontata da dire. Io so che ci sono tantissime altre città molto più belle o comunque stupende da vedere, e infatti per questo che io vorrei vedere tutto il Giappone, però in questo momento in particolare la mia scelta sarebbe Tokyo. E mi piacerebbe lavorare in un
Neko Caffè o comunque mi piacerebbe avere una sala del tè, possibilmente tradizionale. Da quando sono stata in una sala del tè tradizionale in Ungheria, me ne sono innamorata e mi piacerebbe tantissimo fare quel tipo di lavoro, però poter lavorare anche con i gatti sarebbe fantastico, però sicuramente sala del tè. Settima domanda, hai seguito o segui drama? Se sì, qual è il tuo preferito? Devo dire che ho iniziato molto recentemente a guardare i J-drama e che i drama ancora non ci sono arrivata, però pian piano, passettino alla volta ci arriverò. E uno che mi è piaciuto veramente tanto è stato Itazurana Kiss, di cui ho visto per ora soltanto la prima stagione, che mi è piaciuta da morire, veramente molto molto bello. Tra l'altro l'ho visto subito dopo Good Morning Call e per me è decisamente su un altro livello. Nonostante mi sia piaciuto tantissimo anche Good Morning Call, l'ho trovato un po' più banalotto, mentre Itazurana Kiss mi è piaciuto tantissimo. Ottava domanda, cibo giapponese o coreano preferito? Che tipo di cibo ti piacerebbe assaggiare se andassi in Giappone o in Corea? Ora come ora direi che il sushi rimane il mio cibo giapponese preferito, anche se mi piace tantissimo il ramen. Però mi rendo conto che il ramen che fanno qua in Italia è tutta un'altra cosa rispetto al ramen giapponese, quindi molto probabilmente una delle primissime cose che assaggerei in Giappone è appunto il ramen. Oltre al ramen mi piacerebbe assaggiare anche i takoyaki, le polpettine di polpo, che ho assaggiato in un ristorante giapponese qua vicino dove abito io. Però, non lo so, forse assaggiarle per strada appena fatte, super calde, negli stuzzichini, secondo me sarebbe decisamente tutta un'altra cosa. Nona domanda, sai il giapponese o il coreano? Se sì, di qualcosa. Io in realtà non so il giapponese, anche se avevo incominciato a studiarlo un paio di anni fa, ho dovuto interrompere, solo recentemente lo sto riprendendo, però sono veramente ancora alle basi, quindi non so dire nulla. Anche se so qualche parola in giapponese, come si saluta, konnichiwa, oppure gatto, neko, kawaii, carino, chibi è una parola giapponese che significa piccolo, piccola, e nel nome della mia gatta tra le altre cose, oppure watashi wa Donatella des, watashi wa go neko ga arimasu. Io mi chiamo Donatella e ho 5 gatti. Sì, sono le primissime cose che ho cercato. Ecco, io ora ho fatto abbastanza la spavalda, ma probabilmente ho sbagliato qualche cosa, quindi prendete veramente con le pinze quello che ho detto. Passiamo alla prossima domanda. 10. Possiedi gadget del Giappone o della Corea? Ad esempio CD, poster, autografi, action figure e così via? 2 o 3 anni fa, adesso non ricordo, una mia amica è stata in Giappone ed è stata così gentile da chiedermi che cosa volessi in regalo. E io le ho chiesto Gudetama. Quindi Gudetama viene direttamente dal Giappone, è stato comprato in Giappone dalla mia amica ed è il primo pupazzino di Gudetama che ho mai avuto sostanzialmente. Gli ho tolto tra l'altro solo recentemente il cartellino perché ho sempre paura di rovinare queste cose, anche se è sul mio comodino a tenermi compagnia assieme a tutta la collezione di Gudetama. Assieme al peluche mi aveva regalato anche delle caramelle sempre di Gudetama, di cui avevo fatto un assaggio eoni fa, non vi linko neanche il video perché secondo me è veramente molto imbarazzante. Poi, dal Giappone mi sembra di aver preso anche una piastra per fare dei dolcetti, che adesso mi sfugge il nome, comunque sono dei dolcetti a forma di pesce, se seguite gli anime o avete mai letto un manga sicuramente li avrete visti, magari vi metterò una fotina qua. E l'avevo presa da Amazon, però veniva direttamente dal Giappone, non so se si possa considerare un vero e proprio gadget, però proviene dal Giappone. 11ª domanda, segui la moda giapponese o coreana? In questo momento no, nel senso che seguo alcuni blog, alcuni account Instagram di ragazze che fanno tipo le fashion blogger o magari gli account dei negozi giapponesi che vendono appunto vestiti giapponesi, però non mi vesto più tanto nel loro stile quanto magari qualche anno fa. Ecco, qualche anno fa ero un po' più fissata con la moda giapponese, avevo ordinato anche un vestito da Lolita bellissimo, bianco e con scarpe annesse, provenienti appunto dal Giappone, però nell'ultimo periodo i miei gusti in fatto di moda sono cambiati tantissimo, quindi li seguo con piacere, nel senso che guardo, mi piace sfogliare
le immagini appunto sui vari blog, però in questo momento non mi sento molto vicina a quello stile. Dodicesima domanda, elenca tre cose che ami e tre cose che odi del Giappone o della Corea. Per quanto riguarda questa domanda, non ci sono tre cose che mi piacciono e tre cose invece che non mi piacciono del Giappone. In linea generale, quello che mi piace del Giappone è principalmente la sua cultura, le sue tradizioni e la sua storia. Per quanto io sia non troppo informata al riguardo, è una cosa che mi ha affascinato tantissimo e che in questi ultimi anni mi ha spinto a conoscere autori giapponesi e informarmi di più sulla sua storia e le tradizioni. Mi piacciono molto gli anime e i manga, quindi i film d'animazione e i fumetti giapponesi. Mi piacciono appunto le ambientazioni, un po' anche la filosofia che c'è dietro a certi personaggi, certe storie. Mi piace da morire per esempio Miyazaki o Makoto Shinkai. Mi piace molto che per ogni cosa creano una sorta di mascotte o personaggio super carino e che da lì facciano tantissimi gadget a tema, come è successo ad esempio per Gudetama, ma in passato era così ad esempio per Hello Kitty. A me piacciono molto le cose carine e pucciose, quindi in questo senso il Giappone è un paradiso. Però leggendo romanzi e fumetti giapponesi mi sono resa anche conto che la società giapponese è veramente molto chiusa, mette sotto pressione tantissimo le persone, punta moltissimo sulla carriera, sul lavoro e spesso si creano degli ambienti che ti portano a chiuderti in te stesso e ti impediscono di esprimere la tua personalità, ma anche i tuoi sentimenti, che è una cosa che io non riuscirei ad accettare perché sono una persona molto sensibile ed emotiva e un ambiente del genere mi soffocherebbe, mi farebbe stare veramente malissimo. Nonostante poi io sia una persona abbastanza riservata, a me piace dimostrare affetto verso le persone appunto a cui voglio bene e questo non è sempre possibile in Giappone, soprattutto nei luoghi pubblici, e io da una parte lo posso anche capire, ma da un'altra parte no, perché a me piace essere libera di esprimermi e di fare quello che mi sento di fare. Per questa cosa siamo veramente molto fortunati qua in Italia, perché non ci sono condizioni o limitazioni in questo senso. Io posso essere liberissima di abbracciare e baciare il mio amoroso in pubblico, mentre in Giappone ci sarebbero già diversi problemi in questo senso. E può sembrare una piccolissima cosa, però in realtà è un insieme di tante piccole cose che mi metterebbero tantissimo a disagio. Oltre al fatto che probabilmente non riuscirò mai nella vita a imparare bene il giapponese, e vivere in Giappone non sapendo il giapponese penso che sia impossibile, anche perché i giapponesi che parlano inglese, comprensibile, non sono in tanti. Ovviamente quello che il mio pensiero che si è sviluppato verso il Giappone non è per una esperienza diretta mia personale, ma ovviamente ho sentito tanti pareri di persone diverse che hanno vissuto o vivono in Giappone e appunto leggendo libri e fumetti giapponesi. C'è poi una domanda extra, ovvero giapponesi o coreani? E in questo caso penso ci si riferisca al lato estetico, quindi sono più belli i giapponesi o i coreani? E per quanto siano limitate le mie conoscenze sulla Corea, devo dire che tutte le persone coreane, maschi e femmine, che ho visto fino adesso mi sono sembrati tutti follemente bellissimi, cioè una bellezza illegale, veramente. Quindi probabilmente in questo caso direi coreani, anche se le mie conoscenze sono proprio basilari. Queste erano quindi le mie risposte al tag. Fatemi sapere qua sotto nei commenti quali sarebbero state le vostre risposte, in particolare se amate la Corea, perché è appunto una nazione che conosco veramente pochissimo, ma pochissimissimo, quindi mi piacerebbe tantissimo confrontarvi con voi su questo aspetto. Non so bene chi taggare se non la mia amica Vanessa, ovvero Aruchan Yazawa, di cui vi lascio il canale qua sotto in descrizione. Se avete un canale o un blog e vi piace questo tag e lo vorreste riproporre, sentitevi liberissimi di farlo. Io spero che questo video vi sia piaciuto e ci vediamo alla prossima. Ciao!